Ciao ragazzi, io sono Falconero, oggi sono qua con un nuovo video dedicato a FIFA 17, sempre attraverso l'EA Access, per farvi vedere il catalogo di FIFA 17. Me l'avete chiesto in parecchi di vedere i contenuti di quest'anno, per vedere se ci sono effettivamente novità oppure no, per cui diamogli un'occhiata insieme, vediamo tutti gli oggetti del catalogo di quest'anno. Allora, io partirei dalla primissima cosa, li manteniamo suddivisi per tipologia, così ci facciamo un'idea ben chiara. Allora, abbiamo l'esultanza Muevelo, già c'era. Pacchetto divise storica, Atletico Madrid, Napoli e Paris Saint Germain. Questo c'era pure l'anno scorso. Altre divise storiche, esultanza Irone, esultanza Fletti Muscoli, Scarpini. Vabbè, qua altri scarpini. Pacchetto divise storiche, esultanza Flessioni, pacchetto divise storiche, l'immancabile divise storiche di Juve, Roma e Torino. Queste sono molto belle, devo dire. Esultanza segno anche qui, esultanza calma, esultanza danza, esultanza il verme. Pacchetto di vita storica, qua abbiamo Atletico Madrid, Barcellona e Valencia, belle, queste sono tantissima roba. Nacional, Santa Fe e Millonarios, questo non so chi sia. Poi ecco, queste sono bellissime. Aston Villa, Everton, Liverpool e Manchester City, queste sono meravigliose e le propongono poi tutti gli anni. Qui abbiamo il Lille, il Lione, il Marsiglia, esultanza l'Orso, Scarpini, nazionali storiche, Germania dell'88, Svezia 94 e Stati Uniti del 2002. Coltello tra i denti. Poi abbiamo Colonia, Bayern Monaco e Stoccarda, sempre divise storiche, Fiorentina, Inter, Milan e Sampdoria, queste divise fuori casa, Norimberga, Eintracht, Ingolstadt e il Darmstadt. Poi abbiamo Everton, Manchester City, Aston Villa, altri scarpini fatti a ciabatta. Divisa storica Liverpool, divise storiche del campionato svedese, Bundesliga Dortmund dell'83, il Borussia Mönchengladbach del 72 e il Friburgo del 2004. Poi abbiamo squadra Adidas All Star, questa è la squadra extra. Poi abbiamo Calcio A, ma che tristezza che non ci siano i diritti della Serie A. Fiorentina del 26, l'Inter del 1908, Milan dell'899, la Sampdoria del 46. Questa mi sa che la Sampdoria del 46 non c'era in passato, correggetemi se sbaglio. Poi abbiamo Arsenal del 70, Berlin del 60, Stock City del 72, la squadra AT&T MLS All Star. Questa mi sa che non c'era. Sono due squadre molto particolari, insieme alla della All Star. Poi abbiamo, vabbè, qua sempre cose storiche del campionato svedese. Poi abbiamo quella del Real Madrid del 99, questa è bellissima. Maglietta veramente storica. Questa è quella, se non ricordo male, che aveva il Real quando c'era Zidane. Poi abbiamo scarpini molto carini, pallone, divisa storica della Ligue 1, divise storiche della Bundesliga, divise storiche della Premier, Chelsea dell'81, Newcastle del 95 e West Brom del 68. Poi abbiamo Bundesliga ancora, del Bilbao, del Barcellona del 92 e del Valencia dell'80, queste sono veramente splendide. Esultanza dammi il 10, danza sfrenata, quella di Gangnam Style, la odio ogni volta che me la fanno conto, tant'è che non l'ho mai usata. Vecchietto, pallone, motocicletta, questa è quella di Giovinco, vi prego, è meravigliosa, questa è assolutamente da usare. Poi abbiamo divise storiche della Bundesliga, scarpini, palloni, mostra orgoglio, pallone, scarpini, bacio al polso, tre palloni, danza robot, KO, scarpini, palloni e scarpini. Scarpini, pallone e scarpini. Qua c'è l'imbarazzo della scelta su palloni e scarpini. Bene. Poi roba Ultimate Team. Ecco, qua vediamo. Lista trasferimenti più 30. Questo può essere utile, me lo riscatto subito, che ho qualcosa da fare. Poi abbiamo il bonus crediti. Anche qui, niente, mi si sono riattivate le varie notifiche. Dovrò rilevarle, vabbè. Bonus crediti, questa è una cosa fondamentale, ma poi ne parleremo nel canonico video del come fare soldi all'Ultimate Team. Per iniziare è una manna dal cielo sta roba, per cui fatelo tipo subito, anche se poi ne riparleremo. Poi pacchetto divise musicisti foot, dai musicisti che hanno lavorato alla colonna sonora di EA Sports FIFA, include le divise di Kigo, Zed, Gongzilla, Major Lazer e i Kasabian. Poi giocatore in prestito Suarez, Mkhitaryan, Aubameyang, Matuidi, altri crediti, lista trasferimenti più 20, questo me lo riscatto. Dybala, Carvajal, altri crediti, contratto giocatore,
Ben Arfa, slot extra, altri soldi, slot extra, contratto giocatore, abbiamo Riyad Mahrez, tanta roba, cambia nome, il bonus di crediti, lista obiettivi di mercato aumentata, questa pure me la sblocco, approfitto, altro bonus crediti, altro slot extra per le rose, Hazard, Rodriguez, slot, Butland, Royce, abbiamo altri crediti, slot extra, lista trasferimenti più 10, anche questo me lo riscatto, Martial, slot extra, crediti da 200, slot extra, crediti da 200, sempre lista trasferimenti più 10, mi riscatto pure questo, Bellerin, Dele Alli, contratti da 99, slot extra, Florin Andon, mi sfugge, slot extra, bonus crediti, altro bonus, ci sarà modo di fare parecchi soldi secondo me attraverso questi bonus, ce ne sono veramente tanti, Dunkley, Woodrow e i crediti, bene, per l'ultima team è finita qua, poi abbiamo, vabbè, i canonici partita extra stagioni, qui c'è un sacco di partita extra, per stagioni, stagioni coppa, vittorie coppa, qui le classiche cose se uno sta in difficoltà, nelle stagioni online, divisa attilata calciatore online, canottiera calciatore online, calzettoni lunghi calciatore online, poi abbiamo i guanti neri calciatore online. Per la carriera, cambio di proprietà, cerca un futuro campione, qua ce ne sono ben 4, anzi 6, cambio di proprietà, calzettoni lunghi, offerta allenatore della nazionale, qui per andare diretti in nazionale, allenamento ottimizzato con i giocatori, modifica il giocatore durante la carriera, guanti neri, allenamento ottimizzato, insomma queste sono tutte cose divisa attillata, rivincita carriera, acconciatura afro, cerca un futuro campione, canottiera e qua abbiamo visto tutto. Qua comunque la cosa buona di questo catalogo è che i crediti si passano tra i vari FIFA, io avevo un botto in FIFA 16, non spesi e me li ritrovo qua. Veramente tanti. Beh ragazzi, io direi che il catalogo abbiamo visto tutto, c'è veramente l'imbarazzo della scelta a prescindere da quale sia la vostra modalità preferita, per cui tenetelo a mente, datevi un'occhiata, vi ricordo che lo trovate, insomma so che molti hanno difficoltà, non so bene per quale motivo, nel tab personalizza, sta qua, l'ultimo a destra. Detto questo ragazzi, niente, oggi abbiamo fatto una cosa un po' più leggerina rispetto al solito su FIFA 17, vi ricordo però che domani ritorneremo a palla con qualcosa di ben più ricco, perché domani, se non ricordo male, si parlerà di Pro Club, per cui preparatevi e noi ci vediamo domani. Ciao ragazzi!